Buongiorno, buongiorno, per te un buongiorno, come stai oggi? Malaga, troppo presto, troppo presto. La cosa brutta di avere che ti devi svegliare presto e fare colazione, tormentosi. Io praticamente ieri avevo preso le uova, le ho digerite tipo la sera, quindi oggi sono andata per solo un cornettino un po' di crostata. Anche se mi piacciono tantissimo quelle uova, praticamente quelle tutte strapazzate, quelle piacciono tanto, però veramente ieri non sono rimasta solo perché ho mangiato sia le uova, il panino col prosciutto, il cornetto, e quindi ho digerito tipo la sera alle 7. Però vabbè, ma il tuo pazzo, io ho avuto il barbaro coraggio di dire ma io ho un po' di mal di stomaco, è come il segreto dopo tutto quello che ti hai mangiato. Sto dormendo, non dormendo ancora, ma tipo fra un'ora non ce la faccio, il maestro non ce la faccio, non voglio venire, voglio dormire. Felicissima perché oggi c'è un bel mare anche da noi, si è calmato, il vento non è più agitato. Vi ricordate nell'altro vlog vi ho fatto vedere, era molto molto mosso e quindi si era un pochino intorpidito, adesso invece è fantastico. Guardate che bello ragazze, è veramente qua davanti, per stare in tornati nella nostra stanzetta. Ho comprato il salmone. Mo ti faccio l'insalata con il salmone. Comunque, sai una cosa? Stavo camminando e, con questa maglietta, no? Guarda, ti piace? È carina, eh? È rosa fuo. Comunque, ti giuro, stavo camminando e tipo ho visto una bimba che era vestita come me, aveva il pantaloncino di jeans e la carottiera uguale alla mia.
A 30 anni vestita come una dodicenne. Ma è proprio ridicolo. Perché? Come hai vestita? Sei proprio vestita la roba. A me mi piace questo look giovanile. Poi guarda, questo mette risalto tutta l'abbronzatura, questa maglietta, questo colore. Tu? Abbronzatura ridicola. Questo coso giallo limone. Giallo è proprio, capivo. Vada là, via, capito. Ah, che bella insalatona ho preparato. Insalata, guarda, mo, 8 kg di salmone affumicato, un pacco a te e un pacco a me, tante tante proteine. Poi ho messo i carciofini e questo qua, questo è tipo un sale marino tipico speziato che ho comprato stesso qua in Sardegna. Ti piace? Yummy. Ecco qua, che bel pranzetto che ti ho preparato qua fuori al fresco. Ah, guarda come stiamo bene. Oh, inutile, proprio la vecchia, hai fatto come che li vecchi e 150, no. Comunque è troppo buono. Questo è il rotolo di Scott, se non è carta igienica. E Max si è comprato anche questa qua, che è la Inchiusa. Inchiusa, è la birra tipica sarda. E poi mangeremo il tutto ovviamente accompagnato da del buonissimo pane Carasau, che abbiamo praticamente nel sangue tanto pane Carasau, noi ci stiamo buffando. E qua c'è anche un po' di formaggio. Yummy! E come si beve? Chi sta meglio di noi, amo? Ci manca niente, ne? Io cinque, frate, mo. Guarda che panorama. Stai bella. Approfittiamo per fare questa foto perché Max si è appena tagliato le unghie, se no non la potevamo fare. Io non lo so se è normale sto cane a dormire così. Cioè lei dorme. Con tutta la farfallina là. Sì, lei dorme così e vuole che noi la accarezziamo. Guarda là, ce la faccio. Comunque io sto al PC a mettere online il nuovo vlog. Ok. Cioè rimane così, eh? Ehi! Ma ti svegliato! Guardate un po' che meraviglia! Il sole che scompare nel mare. Vedete? Scompare sempre di più, eh! Guardate quanto resta poco! Ben voglia di farsi un bagno! Tramonto, sono tipo le... vabbè, perso la cognizione del tempo, saranno comunque sì tipo le 8. Guardate qua come invitante questo mare con questo tramonto. Io sono tutta sudata perché mi sono appena fatto un mini workout, proprio una roba super casareccia, ancora più casareccio di quello che vi ho fatto il video. E come pre-workout importante avevo mangiato 3.000 schifezze comprese un sacco di cioccolatini, ma in vacanza tutto è concesso. L'acqua non è fredda, è calda, ma secondo voi la cosa più difficile sarà farsi il bagno la sera che sono tutta sudata e mi può venire una bronchite? Dopo non ho l'asciugamano, non ho l'accappatoio, non ho un cavolo e mi prenderà una bronchite. Sto vestita con abbigliamento sportivo, non ho il costume, quindi mi sto facendo il bagno vestita. La gente che mi guarda, c'è qualcuno, mi sta prendendo per pazza. E cosa importantissima, farò il bagno col cellulare in mano, senza la mascherina, quella che va sott'acqua. Quindi se mi cade il cellulare in acqua, ho buttato tipo 1.000 euro nel cesso. Ma per voi questo è d'altro, ragazzi. Mi immortalerò per voi. Comunque devo dire la verità, ma a parte tutta sta stronzata, è bellissimo sto tramonto. La vita è oggi, ragazzi, ma che ci frega di tutto questo? No, devo dire la verità, la cosa più importante è che l'acqua è calda. Più calda adesso che stamattina, e io che sono una freddolosa e lo sapete, questa è l'unica cosa che mi spinge a fare questa pazzia. Perché se l'acqua fosse stata gelata, non l'avrei fatto. Devo dire che alla fine mi sta mancando un po' il coraggio. Ma dai, ce la posso fare, dai. Manteniamo bene il telefono. 1, 2.
Yeah. Ah, la testa sotto, se no non vale, so che lo state pensando. Ah, cellulare, dimmi che ci sei ancora. Che cavolo di freddo ora, so cavoli, devo scappare in camera. Brrr, all'aggravante. Ah, è trasparente, cavolo! Ed è subito anche persone sulla spiaggia. Quando guarderò questo video mi ricorderò di quanto sono pazza, sono scema. Ma che mi frega! Stasera siamo venuti a Castelsardo, siamo proprio qua nel paesino. È un paesino molto molto carino, che si trova sempre qua nei pressi di... Come facciamo a spiegare dove si trova? Nei pressi di Marina di Susso, no, a due passi sì. Da Porto Torres. A due passi da Porto Torres, le definizioni di Max sono quelle che sono. Qui diciamo una zona un po' di paese in cui un po' trafficato perché si sale su, è tutto fatto un po'... non mi mancano le parole stasera. Comunque è tipo una, si va sul castello, è molto molto bello. E siamo venuti qua, in verità volevamo arrivare prima, però abbiamo fatto tardi, ho detto Max, andiamo prima così facciamo vedere il tramonto lì, siamo là, facciamo un giretto, però si è fatto tardi, quindi adesso siamo arrivati qua e è già ora di cena praticamente, quindi già dobbiamo trovare un posto per parcheggiare. Oh bravo, già trovato, bravo, quindi adesso non ci vado, non ci vai, e quindi adesso poi c'è questo negozietto, ci sono tanti negozietti, si sa, adesso facciamo vedere com'è bello. Guardate com'è bello anche il mio rossetto. Grazie. Vi piace il mio rossetto? Fatemi sapere, è tipo un bordeaux. Non so se con l'abbronzatura sta bene, però mettermi sempre il solito rosso. Ho fatto, cioè praticamente sul resto del viso non ho praticamente trucco, ho messo questo rossetto per sembrare un po' più shabby chic. Ah, e poi il bracciale, questo qua ragazze, è quello che ho comprato, che vi ho fatto vedere, che ho comprato ad Alghero. Guardate com'è bello, vi piace? Troppo troppo carino. E poi, oddio, questa macchiata. Adesso vi faccio vedere anche questo vestito e le scarpe, vi voglio far vedere perché sono troppo troppo belle. A Castelsardo, vi faccio vedere com'è bellino. C'è la piazzetta. Sono tutti i negozi, tutti tipici. Però la cosa più bella, guarda qua, le fai vedere le mie scarpe, come sono belle. Yeah, ma si può scendere con queste scarpe? No, queste sono belle, queste me le regalate tu. Sì, ma no, per sotto, queste sono per il mare, per la spiaggia. No, io ho messo questo vestitino che Max è geloso, dice che è trasparente. Attenzione, vai poi sotto a qualche macchina. Non è trasparente. Si vede proprio tutto, pari pari. Non è vero. Vabbè, non è vero. Poi ho messo queste scarpe per stare un po' più easy, diciamo così. E anche perché sono molto comode, quindi non mi stanco a camminare. Sono le scarpe che mi ha regalato quando, se avete visto il vlog in Puglia, dove era? A Ostuni le abbiamo comprate. E lui me l'ha regalato in quel negozio. E sono bellissime, sono delle squadriglias, no? Andiamo, dai. E adesso qua praticamente si sale, si sale, si sale. E dobbiamo arrivare in cima. Qua facciamo tanti squat, ragazze. Già sta stanco. Tutte pezzi con le forbici. È geloso, ragazzi. Me li taglia pezzi pezzi. Gelosia proprio. Metti vestiti che non sono blu. È carino. Ma ti deve venire una midaio. Dobbiamo arrivare lì su in cima. Decidendo cosa mangiare, come è venuto avanti. Non hai fatto vendere il coccio. Eh no, perché alla fine siamo finiti in questo ristorante, è molto molto carino, si chiama Bounty, e è molto anche carino da vedere, così con questi tavolini. Il porcetto lo fanno su prenotazione, vero Max? Fai vedere la tua faccia triste, triste. Oh, ma come? Sempre attivo. Mi mandi a quel paese? No, perché praticamente noi non abbiamo prenotato. Sono contenta perché questo qua secondo me si mangia meglio, abbiamo letto molte recensioni positive, però il porcetto bisognava prenotare.
perché poi magicamente ha buttato di piatto, ma ha buttato l'uomo. Mi ha fatto due piatti vuoti, ci volevi proprio a ciò, dice, ma che puttana. Ma serio? Macchioncini al gambero rosa. Al gambero rosa, molto invitanti. E io culurgiones, buono, sono tantissimi. C'è una sperlonghetta, sono tutti miei. Pieni ne saranno, tipo una decina. Oh, yummy. È la bottiglia di cui stava parlando. Sono dei ravioli ripieni di patata e pecorino. Sono buonissimi davvero. Ecco la grigliata mista di Max, guarda come è contento, davanti al pesce, le gambe, i calamari. A me mi hanno fatto le trippie con pomodorino. Che qua ho l'extravergine biologico bio, dove c'è Carlita c'è bio. Vada, magari. Pozzi alla marinara, per finire. Vada, c'è il ragazzo, lui fosse un po'. Qua c'è anche l'insalatona mista. Sì, sono fatte con il pepe, ma forse il pepe loro non ce lo mettono. Però aglio, prezzemolo. E limone, olio. Aglio proprio mangiato. Abbiamo mangiato benissimo, anche se Max praticamente sta prendendo sonno. Però ottima recensione per ristorante Bounty, buonissimo, e personale ottimo. Però stiamo scoppiando che come al solito mangiamo troppo, è vero? Comunque guardate qua che bel panorama che c'è. È super romantico da qui sopra, cioè è troppo bello, Max. Guarda che bello. Questo è tutto Castelsardo, questo paesino troppo carino. Guardate che bello. Con bancarelle. Vogliamo vedere, io devo comprare il pane Carasau. No, vediamo, no. Oh, uffa. Vediamo, poi ci lasciano la buia. Ci lasciano scura. Sei tutto imbriato. Ci ho fatto mezzo litro di vino. Proprio come la percoca. Come la percoca in dovine, imbriaca. Accorti che fu scemo, ma mi rende. La vai. Lo fa sette, Max. Sette, ma è quasi su balletto. Siamo scesi con la nostra pupi a farle fare un po' di bisognini. Comunque siamo distrutti, io almeno sono distruttissima, sono stanca. Sto come la voce luce. Sto come la voce. Comunque, prima ho detto che devo comprare il pane. Gattiam! Il pane gattiam! Gatto gattiau, non ci fate caso. Lui è così. Comunque, Eglia, spiegate a Max cosa significa la parola Eglia, che lui dice, tu che dici che significa? È un po' di tutto. No, un po' di tutto. Un po' significa in generale, sì, sì, vogliamo. Tipo per esempio uno dice, che dici, ci vediamo alle 8? Eglia. Butta a posto. Sì, significa sì, vabbè. Vero ragazze? Comunque ragazze. E zucca. Come dici ciabatte tu? Comunque ragazze. Oh, ma tieni a lei, fammi fare un salutino. Vi mandiamo, sta facendo la pipì, vi mandiamo tanti baci, noi qua super romantici con Pupi che fa la pipì in posizione. Ciao, aiu, e tanti like per Max, Ti prendi quest'acqua? Ok, ciao, aiu.